Un grande ritorno per Milena Stacchiotti e Alice Aco che vincono in questa seconda tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio. Ragazze, avete giocato alla grande in questi 2 giorni? Grazie innanzitutto. E come ho detto già in precedenza, abbiamo pensato solamente al divertimento, condivisione del divertimento perché è la chiave che ci ha portato a oggi e a fare altri tornei insieme. Non abbiamo nient'altro che la voglia di condividere appunto momenti di divertimento insieme. E devo dire che giocare qui a Maccarese è sempre una garanzia. Sì, giocare a Maccarese è sempre casa, sia per l'ospitalità che comunque è la nostra casa estiva, quindi è sempre bello tornare, è sempre bello tornare e vincere. Ragazze, che dire, complimenti. Grazie, Grazie, grazie mille. Siamo qui con i vincitori di questa tappa e il loro allenatore Fabrizio Bontà. I vincitori sono Michele Corrado Vega Scalera e Diego De Stefano. Ragazzi, avete giocato alla grande oggi, nonostante la giovane età, siete riusciti ad imporvi anche su coppie più esperte. Sì, diciamo, abbiamo dato il massimo, siamo riusciti a mantenere, diciamo, l'attenzione su ogni singola partita, anche sia quelle più difficili che quelle più facili, siamo comunque mantenuti lo stesso livello di attenzione senza, diciamo, dare niente per scontato. E in un certo senso oggi giocavate anche in casa. Che emozioni avete provato in questo senso? No, sicuramente è sempre bello giocare qui a Maccarese, sia per la struttura, sia il fatto che comunque giochiamo in casa, abbiamo i nostri amici, abbiamo comunque un ambiente familiare, quindi sicuramente questo aiuta molto durante il torneo. Coach, a questo punto dove li vogliamo far arrivare questi ragazzi? Beh, sicuramente il nostro obiettivo è quello di cercare di avere sempre un livello di prestazione il più alto possibile. È la nostra prima stagione insieme e siamo riusciti a trovare costanza soprattutto negli allenamenti durante la settimana e quindi poi dopo, ecco, il risultato della domenica è sempre figlio di quello che si fa in settimana. Quindi il nostro obiettivo è questo, trovare costanza nell'allenamento e nelle prestazioni. E ragazzi, voi avete disputato entrambe le tappe per ora di questo tour, quindi avete anche un buon piazzamento nel ranking, inizia a farvi gola il risultato? Sì, l'obiettivo è proprio quello, mantenere una costanza, riuscire a giocare tutte le tappe per i piazzamenti migliori possibili, cioè i piazzamenti migliori possibili, ovviamente riuscire a vincere il titolo, quello è l'obiettivo. E allora complimenti e buona fortuna. Grazie. Grazie. Grazie.